Erika, raccontiamo questa tua storia molto particolare. Sei sempre stata una grande sportiva. Dopo l'incidente, come riabilitazione tu hai scelto la boxe. Perché? Ma in realtà perché già praticavo kickboxing e un po' per l'esigenza dato dal mio handicap, il mio nuovo handicap, la mia nuova vita, mi sono proiettata sulla box che non prevede l'uso delle gambe ma solo delle braccia, ecco. Quindi niente, l'attività sportiva, la box, una gran passione da sempre e non mollare mai, ecco questo. Ti ha aiutato molto sia a livello psicologico soprattutto che anche fisico? A livello psicologico tantissimo, è sempre stato un estremo sfogo, una gran cosa a livello mentale, mi ha sempre aiutato tanto. Il fatto di sfogarmi in palestra e non fuori, ecco, quindi arrivavi lì magari un po' triste, un po' arrabbiato per come è andata la giornata e esci di là sempre col sorriso, ecco, questo sì. Anche soprattutto poi vabbè dopo l'incidente, dai, i momenti down sono aumentati, diciamo che lì ti salva sempre. Ed è stato creato anche un hashtag apposta per te, giusto? Sì, è stato creato un hashtag da Alessandro Cherchi, grande promotore dell'evento, che è, oddio, senza barriere boxing, oddio, un attimo di lapsus. Senza barriere boxing, bellissimo, che ho promosso, ecco, nel mio piccolo anch'io con gli amici inizialmente, poi si sta diffondendo a gran voce, ecco, questa cosa molto molto bella. Barriere da battere soprattutto per quanto riguarda questa specialità che a me non è ancora inserita nei giochi paralimpici. Purtroppo no, speriamo sia l'inizio, ecco, questa cosa. Speriamo sia un grande inizio per noi, per gli sport paraolimpici, e sarebbe una gran figata, ecco, sarebbe bellissimo, va. L'idea di poter girare il mondo facendo quello che piace sarebbe veramente una bella cosa a livello sportivo, per le persone, ecco, con questo handicap che tendenzialmente non potrebbero mai o magari non avrebbero mai sognato di fare, invece chissà che sia solo l'inizio questo. E che nasca da me, perché no? Quindi la speranza è che un giorno questa diventi una disciplina paralimpica. Si spera, sì, si spera, e wow se lo fosse, cioè wow, essere all'inizio di questa cosa sarebbe sì spettacolare, bellissimo, sì. Che cosa si prova quando si sale sul ring? Cosa si prova quando si sale sul ring? Come manifestazione non lo so, richiedimelo dopo, questo sì. E in allenamento si prova una grande emozione, una gran gioia, un sfogare tutte le rabbie, tutto, ma anche emozioni, felicità lì sopra, è, non so, per me è stupendo, che emozione, adrenalina, felicità, gioia, sì, tutto questo. Tu dicevi la box mi ha aiutato molto soprattutto a superare i periodi più tristi e più bui. Che messaggio vorresti dare a chi ha subito un incidente, a chi si trova nella tua situazione per dire fate sport, provate perché no anche la box perché vi servirà moltissimo? Credeteci sempre, never back down è il mio motto e mai mollare, sempre in gamba, su, cioè la vita si affronta, qualsiasi cosa ti accada, sia mentalmente, sia fisicamente, cioè si può, tutto si può fare, poi la tecnologia è così avanti che mai mollare, quindi forza, andiamo, questo sì, sempre su e via. Bocca al lupo per stasera, per questo che non è un incontro ma una dimostrazione, ricordiamo. Dimostrazione, assolutamente sì, una dimostrazione, crepi il lupo, speriamo che arrivi un bel messaggio più possibile a tutti e mai mollare, ecco, mai mollare. Mandiamo anche un messaggio al presidente del Comitato Paralimpico. Mandiamoglielo sì, guardaci e speriamo questa cosa serva, speriamo che possa funzionare, speriamo che arrivi un bel messaggio a tutti, soprattutto a te, e che possa avere un seguito, ecco, per me e per tutti quelli come me.
siamo qui. Appuntamento a Roma 2024 con le Paralimpiadi. Magari sì, wow. A Roma come iniziare? Si potrebbe, sarò, avrò qualche anno in più, però perché no? Assolutamente sì. Evviva Roma. Esibizione terminata, l'emozione grandissima di essere su questo ring stasera. Che dire, bastano queste lacrime a descrivere la gioia di essere qui, di aver fatto questo, di aver commosso anche solo uno di loro. Wow. Sei riuscita a piangere non solo te, ma a far piangere tutto il pubblico presente in sala, me compreso. Non era mia intenzione, giuro, ma l'emozione non ha voce, ha lacrime. Come hai provato? Una gioia immensa, finalmente esserci riuscita, una grande adrenalina, una gran gioia davvero. Stasera abbiamo fatto il primo passo su ring e speriamo sia il primo passo di un lungo, lunghissimo cammino e di una lunga carriera. Speriamo sia solo l'inizio, che dire, mai mollare, speriamo vada avanti, ci lotteremo per questo, per me e per altri anche, assolutamente. Che gioia, che dire, basta, sono felice.